Non fosse che penso che di fatto sia una grandissima paracula. Ebbene sì, Max Allegri non è più l'allenatore della nostra amata Juventus. Sono in lutto? Beh, sì, sono in lutto, decisamente. E vi dirò di più, non ho voluto fare un video a caldo. Cioè, dopo la finale di Coppa Italia era chiaro il destino di Max Allegri. Anzi, se proprio dobbiamo dirla tutta, era già chiaro da diversi mesi. Però lasciatemelo dire, in tantissimi in questi giorni lo stanno dicendo sui social, Max meritava un addio diverso da questa società in cui ha lasciato davvero moltissimo. E non solo umanamente parlando, ma soprattutto a livello di trofei calcistici portati a casa. Perché ricordatevi che lasciamo perdere il primo ciclo dove ci ha condotto in due finali di Champions con due delle squadre secondo me più forti di tutti i tempi. Il Barcellona di Messi, Neymar e Suarez e il Real Madrid a Cardiff di CR7. Mamma quanto pianto quel giorno, mamma mia, perché io c'ero. Non venitemi a dire che io seguo Allegri, che non sono una vera juventina. Io la Juve la seguo da 22 anni e continuerò a seguirla nonostante non mi stia piacendo come vengono trattate determinate situazioni, tra cui questa di Allegri. Oggi siamo qua proprio per parlare di questo. E come dicevo, non ho parlato subito dopo la finale di Coppa Italia, ho aspettato, volevo metabolizzare, volevo fare un discorso molto più ampio e molto più ricco. E quindi eccoci qua, col nostro Massimiliano Allegri, che tempo fa ci salutava con tanto affetto. E sì, è vero, Max Allegri è stato esonerato perché il comportamento avuto in finale di Coppa Italia, anzi post vittoria di Coppa Italia, quindi ai festeggiamenti in campo, non è consono al comportamento che deve avere un allenatore della Juventus. Giusto, ragazzi, mai cosa più giusta fu detta. Ero la prima infatti a dire che, per esempio, non so, un Sarri non era consono all'idea allenatore Juve. Quindi sono super d'accordo con questa affermazione. Non fosse che penso che di fatto sia una grandissima paraculata. Cioè, non so come altro definirlo, davvero, perdonatemi. Certo, cioè, ci sta che la Juve non voglia sborsare questi ultimi 10 milioni. Ci sta. Io se avessi un'azienda, perché ricordiamo che il calcio al giorno d'oggi è a tutti gli effetti una vera e propria industria azienda e come tale va gestita, e ne fossi il proprietario o l'amministratore, cercherei in ogni modo di guadagnarci. E quindi è giusto proporre e avanzare l'idea di un licenziamento per giusta causa nei confronti di Allegri. Ci sta, risparmi. Anzi, probabilmente è proprio quello, il tema del risparmio, che ha fatto sì che Allegri in questa stagione fosse ancora sulla panchina bianconera. Perché effettivamente noi tifosi, o noi gente social anche, o anche i giornalisti, non hanno mai davvero visto o voluto vedere dall'interno com'è l'ambiente Juve nell'ultimo periodo. Cioè, soffermiamoci solo sugli sfoghi di Allegri, e no, non mi riferisco a quelli contro Maresca o contro Mariani, insomma, contro la terna arbitrale. Ormai si sa, lo fa spesso. Anzi, a me invece piace molto come comportamento, perché è un comportamento che ti fa capire quanto un allenatore possa tenere alla propria squadra. Poi, nello specifico, secondo me in questo caso era stato fatto per perdere un po' di tempo verso il finale di partita. E attenzione, non vengo a giustificare la scenata in sé o ciò che è stato detto, perché quello è a prescindere ingiustificabile, non voglio neanche tornare sull'argomento, anche perché ne ho già parlato in altri video. Anzi, subito metto le mani avanti e dico che qualsiasi cosa io dica in questo video non è volta a giustificare Massimiliano Allegri. È semplicemente un modo inter nos per riuscire a capire cosa lo ha portato a uno sfogo del genere. Perché a me non sembra un uomo pazzo. Poi, non lo conosco personalmente, purtroppo. Oppure l'ho conosciuto davvero molto poco. Però non è pazzo. Cioè, guardate nella vostra quotidianità. A voi capita magari di sfollare completamente. In conseguenza cosa? In conseguenza magari a continue sopportazioni durante la stagione. Ma infatti poi dopo l'esonero sono venute a galla le cose. Cioè, il via via che ha fatto, sbagliando, ripeto, a Giuntoli. Come a dire, guarda che questo trofeo non è tuo, è mio e dei ragazzi. Anzi, mio non l'ha neanche mai detto, ha sempre detto che il merito è sempre solo dei ragazzi. È molto significativo, perché poi effettivamente ci ha fatto capire l'ambiente Juve, ci ha fatto capire in conseguenza anche altre dichiarazioni susseguite poi nei giorni, che Giuntoli non poteva entrare nel campo di gioco mentre si allenavano e Allegri non poteva praticamente entrare in dirigenza.
Poi non so quante di queste cose siano vere, io prendo semplicemente quello che sta circolando in questo momento sui giornali, che di sicuro ne sanno più di noi. Però una continua sopportazione. È noto a tutti che Giuntoli, Juventino vero, perché io questo non lo metto in dubbio, ed è un grandissimo direttore sportivo a mio avviso, perché col Napoli insieme a Spalletti ha fatto un lavoro della Madonna. Infatti a me Giuntoli piace. A me non piace il trattamento che è stato fatto nei confronti di Massimiliano Allegri. Nel senso, Giuntoli non ha colpa Allegri se era lì prima di te, e chi era lì prima di te gli ha fatto un contratto da più anni. Perché ancora 2 anni dal tuo arrivo erano previsti. Non ha colpa Allegri. Cioè, in base a cosa Allegri deve prendere e andare via? In nome di cosa? Se per te Giuntoli Allegri non andava più bene già da un anno, allora lo prendevi, lo cacciavi, sborsavi i soldi, prendevi, cacciavi, prendevi un altro allenatore. Cosa che di fatto è stata decisa, penso, a gennaio. Allegri lo sapeva che questa sarebbe stata la sua ultima partita. Vi dirò la verità, io non volevo assolutamente andare a vedere la finale di Coppa Italia. Uno, perché sono convinta purtroppo di portare sfiga. E due, perché non volevo davvero vedere quella finale di Max. Però d'altro canto ero già a Roma, mi sono detta, ho avuto una sorta di illuminazione, un flash. Un'epifania si direbbe. E mi sono detta, no, Max Allegri un trofeo in questi suoi 3 anni secondo me lo vuole portare a casa. I ragazzi vogliono far andare via Allegri vittorioso. E infatti ragazzi così è stato. La Juve è tornata vincente grazie a Massimiliano Allegri. Grazie a nessun altro, grazie a Massimiliano Allegri. E di non cadere, lo dico magari più piccoli, nell'illusione che il calcio sia solo una questione di pallone e di campo. Ma assolutamente no, cancellatevi completamente dalla testa questo, lo dicevo prima. Il calcio è diventato a tutti gli effetti una vera e propria azienda. E come tale deve rispondere a dei bisogni e delle conseguenze, soprattutto di natura economica. Ma noi ci rendiamo conto come è stato scombussolato l'intero ambiente Juve negli ultimi anni? Cioè, coi punti di penalizzazione dello scorso anno, con molti giocatori che volevano prendere e andare via perché non si sapeva in bene di cosa fosse la Juve. Certo, dato di fatto, non tutte le squadre di Serie A hanno lo stesso trattamento, lo stiamo vedendo proprio in questi giorni. La Juve ci ha sempre messo la faccia e ha sempre pagato per le sue colpe, eppure questa volta l'ha fatta. Ma pensateci, quanti allenatori, e vi chiedo davvero attivamente, pensateci e poi ditemelo nei commenti, quanti allenatori bravi a livello magari di campo, come magari un Conte, sarebbero rimasti? Cioè, c'è davvero gente che siccome non era in grado di mangiare con 10 euro in un ristorante che ne valeva 100, ha preso e andata via. È un dato di fatto, cioè non sono cose che dico io, che mi sveglio e dico difendiamo Allegri, no. Allegri è così juventino da aver rifiutato una squadra come il Real Madrid, che non ci vuole tanto ad allenarla. Con tutto il rispetto per Re Carlo, Carletto Ancelotti, che è un bravissimo gestore, come lo è Allegri. Cioè, però è una squadra che realmente si gestisce da sola, si allena da sola, perché basta saperli fare, e non sono cose anche qua che dico io, attenzione. Se voi sentite un Guardiola di turno o un Ancelotti di turno, la prima cosa che vi dicono è: noi da giocatori non eravamo nessuno in confronto a loro, quindi l'unica cosa che ci sentiamo di fare è dargli qualche piccola indicazione e lasciar fare a loro, perché sono più bravi. Non lo dico io, non lo dice Max, l'hanno detto loro, i due più vincenti della storia. Magari una base di fondo ci sarà, non pensate? E tra l'altro sentivo prima l'intervista di Montero, che una cosa ha detto che mi ha stupito. Che ha trovato un gruppo davvero unito. Cioè ragazzi, dopo gli ultimi anni turbolenti alla Juve, Montero ha trovato un gruppo di ragazzi uniti. Ragazzi molto giovani, perché la Juve è la seconda rosa più giovane in Italia. Cioè non è facile sotto questo punto di vista tenere un gruppo unito. Poi potremmo anche parlare di statistiche, adesso non voglio tirar fuori i numeri. È un dato di fatto che la Juve in questi ultimi anni non abbia dato molti palloni agli attaccanti, non abbia proposto situazioni di gol. Occasioni di gol ce ne sono state poche. E quindi di conseguenza anche l'efficacia sotto porta, diciamo che non abbiamo proprio tutti i cardi che gli dai un pallone a partita e te lo butta dentro. Ma è normale che sia così. Cioè, a un attaccante, a Dusan Vlahovic, che tra l'altro a me piace tantissimo, bisogna proporre, bisogna fornire diversi assist possibili e poi allora qualcuno ti va dentro, chiaro. E questo è stato un grande limite della Juve di Allegri. Ed è sotto gli occhi di tutti, non sarò io a dir di no. Però un'altra questione, perché Massimiliano Allegri dal Cagliari al Milan alla prima Juve alla seconda Juve una cosa ha sempre fatto: ripartire dalla difesa. E qua numeri alla mano, la difesa dice che è una difesa
è la terza migliore d'Italia, è una signora difesa. Cioè, le basi per la costruzione di una squadra futura ci sono, alla grandissima. Ci rendiamo conto che Allegri è sempre stato quello che azzeccava le formazioni di partenza e poi decideva, sempre in carriera, le sue partite al 60° con i cambi. Pensiamoci, ha avuto cambi quest'anno? No, ragazzi, giocatori che dovevano essere titolari e trascinare la squadra come Pogba non ci sono stati. Giocatori promesse come Fagioli non ci sono stati. L'abbiamo visto anche ieri sera contro il Bologna. Fagioli è entrato sul 3-0, torna in campo dopo mesi, per la Juve è un 3-3, che se è merito suo oppure no, questo non sarò io a dirlo. Però facciamoci caso, entra e in 8 minuti la Juve ne fa 3. Magari è dato equilibrio? Chi lo sa? Anche qua possiamo parlare di ruoli sbagliati. Certo, Chiesa secondo me da seconda punta non rende così tanto, deve partire più indietro per darsi velocità. Così come Locatelli in quella posizione da regista secondo me è davvero troppo lento, sia di pensiero, sia col pallone, sia di gioco. E come mezzala probabilmente potrebbe essere un bellissimo incursore e rendere di più. E però non avevamo nessuno coi piedi adatti a stare un attimo indietro, quindi anche i giocatori stessi si sono dovuti adattare. Ma ci pensiamo a queste piccole cose? Perché non c'è neanche la scusa di dire guarda chi hai lasciato in panchina. La panchina, ci giravamo, era completamente vuota sto anno, completamente vuota. E non è Max che fa il mercato, e non è manco una questione di mercato, è una questione semplicemente che erano stati fatti degli investimenti e poi sono risultati sbagliati, fine. La colpa è di tutti. Cioè, non è solo di Massimiliano Allegri sotto questo punto di vista. Cioè, Massimiliano Allegri, secondo me, ha avuto un grandissimo merito, e lo ripeto ancora una volta, quello di aver tenuto un gruppo unito mentre tutto stava affondando, è stato l'unico a rimanere a bordo e a cercare di salvare tutto. E questo è senza ombra di dubbio, davvero non ho il minimo dubbio, sinonimo di juventinità. Juventinità! Che a sto punto mi chiedo quanti abbiano, anche leggendo magari sui social o leggendo nei vari commenti. Secondo me molti di noi sono cresciuti abituati bene con una Juve che ha vinto per 10 anni consecutivamente, abituata a vincere. Ma Max l'ha sempre detto, guardate che vincere non è la normalità e ragazzi giovani non sono neanche abituati al peso della vittoria. Cioè, vincere è stato un lusso, lo stiamo vedendo negli ultimi anni. Inter, Milan, Napoli, di nuovo Inter, si stanno alternando. Voi vi rendete conto che noi invece siamo stati sulla cresta dell'onda, dominando senza la minima discussione per 10 anni consecutivi? 10! Boh, pensateci un po', E ora ragazzi voglio concludere questo video in maniera molto sintetica leggendovi alcuni commenti di commentatori, giornalisti, ex calciatori su Massimiliano Allegri. Perché non sono forse io l'unica pazza. Capello dice, e leggo dal computer, Max lascia i bianconeri da vincente ma ha sempre avuto troppe critiche anche quando vinceva scudetti in serie. Ha conquistato una coppa ma ha sentito che l'aria attorno a sé stava cambiando ed ecco lo sfogo di Roma. Più una reazione d'orgoglio che un raptus agonistico. I numeri sono importanti, dice Fabio Capello, e i numeri dicono che la Juventus non vinceva nulla da 3 anni ed è tornata ad alzare una coppa grazie a Massimiliano Allegri. Le critiche su di lui c'erano già quando vinceva, ma in questi anni sono diventate un tiro al bersaglio quasi esasperato. La verità è che la carriera parla per lui. Allegri è uno che merita rispetto. La sua reazione alla fine della partita mi ha sorpreso perché chiaramente non è stato un semplice raptus agonistico, ma nascondeva qualcosa di più profondo. Con l'arrivo di Giuntoli in società l'aria è cambiata e lui questo l'ha sentito, rendendosi conto giorno dopo giorno che le voci che lo riguardavano erano vere e allora, con una coppa tra le mani, viene fuori l'orgoglio. La Juve quest'anno era inferiore all'Inter e pure al Milan. Sempre Capello, l'ha detto. Sabatini, super allegriano, dice «Se posso dire, io Allegri lo giustifico su Giuntoli. È un suo superiore che da gennaio cerca un altro allenatore, contatta Thiago Motta, Fonseca, si informa su De Zerbi, Palladino. Poi quando si presenta alla Continassa pensa sia tutto normale. Lui sarebbe stato esonerato anche in caso di mancata sceneggiata e litigi. Si capisce leggendo il comunicato ufficiale in cui scappa un refuso che fa capire che il comunicato era pronto». Ecco, su questo sono d'accordo, sì, no, nel senso che è comunque normale informarsi su altri allenatori a stagione in corso, cioè è normale sempre perché, sempre per la questione che dicevo che la Juve è un'azienda, bisogna prendere le cose con tempo, non è che finisce la stagione a giugno iniziamo allora a pensare, no, a giugno devi avere già tutto pronto. I
Ivan Zazzaroni dice: la cruda verità è contenuta in una sola parola presente nel comunicato: incompatibilità. Fin dal primo momento, 18 mesi fa, Max aveva capito di avere in poco in comune con questa Juve, ma lui, ostinato, pigro e ingenuo, sì, ingenuo, com'è, ha provato ad adattarsi a qualcosa e qualcuno che verosimilmente lo respingeva poiché aveva altre idee, altri obiettivi, un'altra storia e altri metodi. Il capitano Danilo sui social scrive: per quanto riguarda la gestione della squadra fuori dal campo, Allegri è senza dubbio il più intelligente. Diciamo che Danilo, anche a livello europeo e internazionale, qualcosa può dire. Ma ancora abbiamo Tardelli. Ha esagerato nel comportamento, ma viene da 3 anni di grande stress. Gli hanno caricato la squadra e ha gestito tutto. È sempre andato in Coppa Campioni, tranne una volta che ha preso la penalizzazione. Ha vinto la Coppa Italia che gli avevano chiesto. Più di così che vuoi fare? Viviano invece dice: per me la rosa della Juve ha valore maggiore rispetto al calcio espresso e rispetto ai risultati. L'esonero di Allegri è l'epilogo scontato, ma questo comunicato non rende giustizia ad un allenatore che ha vinto 5 scudetti e tanti altri trofei. Bisogna avere rispetto e a me questo comunicato non è proprio piaciuto. Un episodio come quello di Giuntoli e quello in conferenza non cancellano quello che hai fatto per 8 anni. Buffon. Per la Juventus, perché nel caso dovesse essere l'ultimo trofeo di Massimiliano Allegri, chiuderebbe con una soddisfazione meritatissima. Per come si stava profilando la stagione, mi sembrava che ci fosse molta ingenerosità nel giudizio del suo ultimo triennio. Vabbè, poi c'è anche Barzaglione che dice: ingiustificabile, ma non sappiamo cosa ha dovuto sopportare, che tradotto è semplicemente quello che ho detto io per l'intera durata del video. Vabbè, per non parlare poi dei vari Rabiot, dei vari giocatori che loro stessi comunque hanno dato prova d'amore, tranne uno, tranne Chiesa, a Massimiliano Allegri, almeno sui social. Concludo questo video dicendovi che sì, sono la prima a dirvi che probabilmente questo rapporto si sarebbe dovuto interrompere, perché in questo momento l'ambiente Juve è decisamente più sereno e quindi si può coltivare. Si possono iniziare a mettere i semini per un futuro radioso. E Giuntoli in questo è sempre stato il numero uno, quindi io sono fiduciosa. Anzi, vi dirò di più, Thiago Motta, guardate quello che ha fatto adesso col Bologna, ma senza scomodare il Bologna adesso che ha creato davvero un gruppo fortissimo con dei singoli anche molto forti a mio avviso. Cioè io mi ricordo che ha fatto diventare un calciatore, un giocatore di calcio, un Zola, che ha i piedi letteralmente montati al contrario. Quindi io ho fiducia in realtà in Thiago Motta, tantissima fiducia. Basta solamente che se non arriva un vittoria nei primi 2 mesi si deve avere calma. Calma, questo è un grande insegnamento di Max. Calma, calma ci vuole calma per costruire un grande futuro radioso. E questa separazione non l'avrei voluta solo per la Juve, ma soprattutto anche per Massimiliano Allegri, perché secondo me può ancora ricominciare, ci sono squadre che lo cercheranno e può sicuramente essere un allenatore di tutto livello e portare ancora quei trofei, magari la coppa delle grandi orecchie a casa e nella sua bacheca personale. Lo ripeto, grazie di tutto Max, sei e sarai sempre uno dei miei idoli. Mi viene quasi a dirti ti voglio bene, chi mi conosce sa che io una cosa del genere non la dico manco ai miei migliori amici, ma perché non mi viene da dirla. Invece poi in questo momento, così come ho pianto quando abbiamo alzato la Coppa Italia, non tanto perché la Juve tornasse a vincere un trofeo, quello mi ha emozionato sì, ma il pianto mi è venuto per Massimiliano Allegri, a pensare a quello che ha dovuto subire in questa stagione, sia a livello mediatico, palese a tutti, di cosa lo bombardano giornali e non sui social, e a quanto pare anche nella sua famiglia, perché lui la Juve l'ha sempre definita una famiglia. Quindi sì. Grazie Max, grazie davvero per tutto quello che hai fatto in questi anni, io non ti dimenticherò, la Juve non ti dimenticherà, i tifosi anche in questi giorni ti stanno dimostrando il loro affetto, soprattutto la curva. Non dovevi semplicemente essere trattato così, ma perché nessuno dovrebbe essere trattato così, è andata così, comunque sempre fino alla fine, forza Juventus.